sta facendo discutere questa posizione della Lega che non la trova alquanto concorde, insomma lei ha detto anche c'è schifo in giro. È inaccettabile quello che hanno fatto ieri, perché esibire un simbolo religioso come il rosario è un atto di blasfemia, non lo ha mai fatto la Democrazia Cristiana, anzi era vietato ostentare simboli religiosi. E aggiungo che i fischi al Papa rendono molto difficile un'alleanza futura con la Lega, perché siamo oltre il confine della bestemmia, altro che politica, qui siamo alle elementari regole di civiltà. Sul piano locale invece dopo un quarto di secolo non sembra essere cambiato nulla, è così, la campagna elettorale l'ha definita frizzante, poi magari anche con la Lega si dovrà dialogare però. Ma intanto il leader della Lega è una persona molto per bene e civile, magari ci fossero in giro per l'Italia come qui. E quindi io, sapete che sono lontano dalla politica avellinese da molti anni, ma do sempre il mio contributo come elettore e come cittadino. E quindi sono felice di essere qui accanto a Preziosi e agli amici di Forza Italia con cui condividiamo da tanti anni un cammino comune. Una priorità per Avellino da cittadino, di che cosa ha bisogno questa città? Avellino ha la posizione geografica migliore in Campania perché vicina a tutte le altre città, all'aeroporto, agli snodi ferroviari. Ha bisogno di trasporti perché per alcuni anni non credo che noi potremo facilmente ottenere che i nostri giovani lavorino qui. Almeno vanno messi in condizione di tornare qui tutte le settimane.